Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto ad Un Sorriso in Più Family. Allora, siamo arrivati all'autunno, questa stagione che per qualcuno è bellissima, per qualcuno dice, ah, inizia un po' il freddo e magari non gli piace tanto, per altri è vedere le foglie di quel colore unico, bellissimo, quel rosso, quel giallo è qualcosa di fantastico. Vederli per terra, questo tappeto è meraviglioso. Per altri non tanto, perché magari piace più la primavera, i colori. Però comunque diamo il benvenuto a questo autunno con grinta, con forza e con positivismo. Allora, la settimana scorsa, la precedente volta, abbiamo ricordato un po' gli esercizi per gli arti superiori, vi ricordate? Ecco, e adesso ricordiamo un po' gli esercizi per le nostre gambe. Allora, iniziamo con questo esercizio un po' a modo di riscaldamento. Alziamo una gamba dal ginocchio in giù e poi l'altra. Ecco, vi ricordo nel frattempo che facciamo questo esercizio che noi dobbiamo essere seduti molto in maniera comoda. Possiamo farlo sul divano come in una sedia di quelle rigide della sala pranzo. La cosa più importante è che voi vi sentite sicure, vi sentiate sicuri. Perché, non so, può magari girare un po' la testa, può capitare anche un po' di mancanza di equilibrio, perciò è molto, ma molto importante che voi siate seduti in modo tranquilli, ma sicuri, soprattutto sicuri. Poi le ginocchia, i piedi devono toccare il pavimento, no? Perché poi, se una seduta molto alta, rimaniamo con i piedi che ballano, non va bene, perciò è importante che i piedi tocchino il pavimento in questo modo. Poi alziamo solo una, in questo caso la destra, e cominciamo a muovere un po' le nostre caviglie, che è un esercizio, vi ricordo, importantissimo, un movimento importantissimo per la circolazione e anche per rinforzare tutta la muscolatura che avvolge questa caviglia, che ci dà sicurezza. Oh, guardate che le caviglie sopportano tanto di quel peso del nostro corpo e quando magari rischiamo di cadere, dobbiamo avere la muscolatura bella bella forte perché ci sostenga e eviti una caduta. Facciamo in questo modo, poi cambio di gamba, portiamo bene su e bene su e bene giù. Chi lo vuole fare senza le scarpe, solamente con le calze va anche bene. In questo modo. Poi possiamo farlo anche tutte e due insieme, così, su tutte e due e andiamo. Lo facciamo così o facciamo una su e una giù? È anche divertente così, dai, un pochettino si cambia e poi così si lavora anche la coordinazione. È un esercizio semplice. Facciamo due cose in una. Poi giù e riposiamo un momentino. Allora, di nuovo sulla gamba destra e adesso facciamo un bel giro tondo. Dobbiamo immaginare che sul alluce abbiamo un colore o una penna e dobbiamo disegnare un cerchio bello bello grande in questo modo e poi dall'altra parte in senso contrario.
Poi stop, cambio di gamba e facciamo prima in un senso. Io ho sempre presente che devo disegnare un cerchio bello grande, bello ampio. E vi ricordo, come sempre, anche se riuscite a fare un cerchio piccolino, va bene anche quello. L'importante è muovere questa caviglia per rinforzare tutta la muscolatura che la avvolge e la protegge. Poi dall'altra parte. In questo modo riposiamo e poi facciamo tutte e due. E anche qui possiamo fare così, perciò tutte e due così, da una parte, poi dall'altra. Ecco, o possiamo fare così. L'importante è fare dei cerchi in senso orario e in senso antiorario con tutte e due. Come meglio vi sentite, così vi divertite anche un po' facendo questo, eh? E se siete insieme ai nipotini, fateli fare anche a loro. E stop, e giù. Allora, lavoriamo questa articolazione qua su. Dalle caviglie passiamo qui in alto e andiamo a alzare le nostre gambe in questo modo. Lo facciamo in modo alternato, destra, sinistra, fin dove riusciamo, destra e sinistra, destra, sinistra, destra. Sinistra. È importantissimo questo esercizio, anche tutti quelli che vi propongo sono importanti, per mantenere le articolazioni in forma. Ci aiutano anche per la deambulazione. Facciamo 7, 8, 9, 10 e stop. È un po' che non contiamo, non abbiamo contato, però è bello anche fare gli esercizi intanto che si chiacchiera, intanto che magari se avete qualche amico, qualche amica, qualche parente accanto, coinvolgetelo a fare questi esercizi perché così in compagnia è bello. Allora, il prossimo esercizio consiste in alzare tutte e due le gambe e fare questo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e stop. E allora alziamo di nuovo le gambe, però le apriamo e le chiudiamo. Ecco, in questo modo. Volevo dirvi che ogni tanto va bene contare, però a me piace anche fare gli esercizi senza contare, perché forse magari uno non si rende conto, fa più ripetizione, no? Perché non ha proprio questa stare a contare. E poi l'importante è fare perlomeno una decina di ogni esercizio. Poi magari se siete in compagnia, qualche parente, qualche amico, qualche compagna di qualche, diciamo, se andate al parco a fare gli esercizi, siete in casa anziani, dove siete, praticamente è bello anche fare gli esercizi in compagnia e chiacchierare un po' e magari tu guardare come lo sta facendo l'altra persona e l'altra persona come lo stai facendo tu. Di solito è così, non guarda uno cosa sta facendo, se no guarda come lo stanno facendo gli altri. Però l'importante è farli. Ecco, adesso stop e riposiamo un momentino.
Adesso vi propongo un esercizio che mi piace tantissimo perché a me gli esercizi in cui c'è il contatto delle nostre mani col nostro corpo, secondo me, sono bellissimi. Allora, facciamo così, mani sopra le nostre gambe e facciamo scivolare le nostre mani e il corpo ci accompagna fino giù a toccare le caviglie. Andiamo giù, 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 giù. E poi andiamo su. Ricordatevi di fare l'esercizio o questo esercizio fin dove riuscite a farlo. Magari vi fermate qui, fa niente, vi fermate qui e poi tornate indietro. Però già questo è un movimento, tanto delle braccia come del vostro, da questa parte del corpo. Perciò è importante. Chi riesce ad andare giù bene, ben venga. Lo facciamo fino giù. Ci rilassiamo ed è bello sentire le nostre mani che accarezzano le nostre gambe. È bello. Andiamo giù. Poi su. In modo molto lento. Giù, su. Adesso facciamo questa mano qua, tutte e due, che è più facile, e andiamo giù a toccare qui. Poi su, poi chi riesce ad andare a scendere dalla parte laterale ancora meglio, poi se non si riesce per qualche motivo si scende così nella parte anteriore in questo modo. Poi cambio, andiamo dall'altra parte e andiamo giù. Andiamo giù. Ancora una volta. E su, e riposiamo un attimino. Allora, approfittiamo che abbiamo fatto questo esercizio di contatto e andiamo a fare quello che mi piace tantissimo, no? Andiamo a lavarci le mani e a lavarci tutte le nostre braccia in questo modo, bene dappertutto, mi raccomando, ma com'è bello sentire che ci vogliamo bene. Come è bello veramente sentirci, eh? Ogni tanto non ci tocchiamo, non ci sentiamo. Dai, bene qua, che il punto dove penso a tutti fa male, vero? Ditemelo se non è vero. Però spero che qualcuno dica no, no, non è vero perché a me non fa male. Eh? Però è un punto dove io di solito accumulo un po' di tensione o quando guido tanto, magari senza volere mi tensiono e allora va a finire lì. Però non pensiamo, non pensiamo a quello, pensiamo che veramente questo ci aiuta tantissimo a rilassarci, a volerci bene, a sentirci vivi, vivi veramente. Dai, un bel massaggino a tutte le nostre braccia, qui, le spalle, qua in alto. Ecco, benissimo. E adesso finiamo con la cosa più bella, il nostro abbraccio. Apriamo bene le braccia. Io vorrei prendervi tutti, Però dovete immaginarvi che vi sto abbracciando veramente. Sentite? Sentite come vi abbraccio? Dai! Sono felicissima di essere qua, di questa opportunità, di stare vicino a voi,
di portarvi un po' di movimento, di compagnia, che ed è bello veramente perché vi voglio veramente bene. Ancora uno forte, 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 forte. Ecco, e con questo vi saluto, vi mando un abbraccio ancora più forte, un bacio e alla prossima.